Chi è? La legge! No, no! Siete voi il nominato Vikings Micover, mediatore in commercio? A servirla. Ordine di arresto e trasferimento immediato nella prigione per debitori di Borum. Avete 5 minuti. Emma, prepariamoci. La famiglia mi segue. Aspetto fuori. È già tutto preparato. Mi dispiace per lei. Signor Copperfield, dovrà trovarsi un altro alloggio. A me dispiace per tutti voi, signor Micover. Oh, sciocchezze! La vita ha alti e bassi. Si scivola, poi ci si risolleva, si cade, poi si riprende il cammino e alla fine raggiungeremo la vetta. Come vede, caro amico, la mia fugace permanenza in questo istituto di pena avrà dato i suoi frutti. Petizione alla Camera dei Comuni per un emendamento alla legge sull'arresto per debiti. Quando avrò raccolto 100 firme, la inoltrerò ai rappresentanti del popolo raccolti in Parlamento e qualcosa avverrà, ne sono certo. Qualcosa avverrà. Vuole che gliela legga tutta? È questa la petizione. Questa, amico mio, questa. Vuole firmarla? Senza leggere. No, e ho impegnato i miei occhiali. Già, lui non ci vede, io non so leggere. Come si fa? Oh, provvedo io, signori, si intende. Mio caro Copperfield, si accomodi nel mio alloggio, la prego. La famiglia è preavvertita della sua visita, io la raggiungo subito. Petizione alla Camera dei Comuni per un emendamento alla legge sull'arresto per debiti. Ti prego. Se non ci fosse la mia coinquilina ad aiutarmi con questi 2 gemelli, E il signor Micover mi ha detto di entrare. Non quindi... c'è persona più altruista al mondo, sempre pronto a sacrificarsi per il benessere collettivo. Si accomodi, prego. Grazie.
No, no, l'altra è l'unica sicura. Vedo con piacere che la famiglia sta bene. Oh sì, la salute non manca e le preoccupazioni esterne qui non ci raggiungono. Del resto ci fermeremo ancora poco. Il signor Micawber ha inoltrato una domanda di scarcerazione per comprovata insolvibilità permanente. E nessuno potrebbe sostenere il contrario, credo. Bambini, state buoni, vi ho detto, su. E rimarranno a Londra? La mia famiglia godeva di un'influenza locale nella zona di Plymouth e il signor Micawber vi si trasferirà per essere pronto a esercitarvi il suo vasto talento. Oh, mio marito è un uomo incomparabile, signor Copperfield. E ci andrà anche lei, signora? Io non abbandonerò mai il signor Micawber. Oh, sì, può darsi che agli inizi egli mi abbia nascosto per delicatezza la sua vera situazione, alienando la mia dote per un terzo del suo valore e riducendo mio padre sull'astico a furia di prestiti e di avalli. Ma io non lo abbandonerò mai. È il genitore dei miei figli. Il padre dei miei gemelli. Lo sposo del mio cuore. E io non mi separerò mai da lui. È inutile chiedermelo. Mai, lo giuro. Vita mia, lo so. Non c'è bisogno di giurarmelo. Invece io non mi stancherò mai di giurartelo, mai. Calmati, tesoro. Mai. Tu calmati adesso. Mai. No, e calmati anche tu, William. No, è Paul. Ah, calmati anche tu, Paul. Bravo, tu, tu. Via, a giocare voi altri. Non vedete che abbiamo un ospite? Prego. Peccato. Peccato che i miei attuali imbarazzi non mi consentano di festeggiare la sua visita con un meraviglioso punch di cui io solo posseggo la ricetta. Ma ce li faremo presto, naturalmente. Non gli abbiamo neanche chiesto se ha trovato un nuovo alloggio. Oh, sì, una cameretta. E per il mangiare? Dove capita? Dove capita? Emma, è giunto il momento di dire al nostro amico Copperfield che noi lo ammiriamo, incondizionatamente. Lei non ci ha mai detto qual è il suo lavoro e noi naturalmente non glielo abbiamo mai chiesto. Ma è proprio questa sua dignitosa forza d'animo che la sta temprando per il futuro. L'insoddisfazione è la molla del successo. Perfetto, Wilkins. Grazie, angelo mio. Mio caro e giovane amico, io sono un uomo dalla vasta esperienza, genericamente parlando. Nel momento... nel momento attuale, dicevo, finché non salterà fuori qualcosa, il che si intende accadrà da un giorno all'altro, non ho nulla da donare se non i miei consigli. E il fatto che io non sappia applicarli nulla toglie alla loro validità. Primo consiglio: non fare mai domani quello che puoi fare oggi. Procrastinare e rubare il tempo. Carpe diem. È la massima del mio povero papà. Sì, ma tuo padre la applicava in modo troppo egoistico. Secondo consiglio: reddito annuo 20 sterline, spese annue 19 sterline e mezzo, risultato... Felicità. Felicità. Reddito annuo 20 sterline, spese annue 20 sterline e 10 scellini, risultato? Sventura. Sventura. Il fiore avvizzisce, la foglia appassisce, il sole tramonta sull'ordina scena e insomma uno è a terra come me. Che il mio fato crudele le serva di ammonimento. Il che non toglie che quando le cose cambieranno, e il che sarà presto, io sarò felicissimo di contribuire personalmente a migliorare le sue prospettive. Papà, stai attento! Ma che stai attento? Scostatevi, no? A proposito, qual è l'indirizzo esatto del suo nuovo alloggio? Lei verrà ancora a trovarci. Può anche venire a pensione da noi, se crede. Sì, 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 sì.
ma quando non saremo più ospiti di Sua Maestà, il nostro primo pensiero sarà quello di ricambiarle la visita. Allora, scusa. L'indirizzo? Bender Street 36, ultimo piano. Bender Street 36. Ultimo piano. Appena liberi, mi ricambiarono la visita. Anzi, si installarono tutti nella mia cameretta, fino al momento della partenza per Plymouth. Non potevamo neppure coricarci per dormire. Ma eravamo allegri in quei giorni. Sì, lasciarono un vuoto, ma anche un gran freddo dentro di me. Quelle bottiglie. Era un lavoro il mio. E quanto sarebbe durata quella tortura? Peggio di una prigione. Dovevo trovare la lima per segare le sbarre ad ogni costo. Avevo sempre nascosto la verità nelle mie lettere a Peggotty e così le scrissi che avevo necessità speciale di una mezza sterlina in prestito. Lei me la mandò subito, naturalmente. Ma occorreva un complice per la mia fuga. Qualcuno che trasportasse il mio bauletto fino alla diligenza. Pensai che potevo fidarmi di Tip, il carrettiere della ditta. Odiava i padroni ed era pronta a vendersi l'anima per un paio di scellini. Eccomi qua, signorino Copperfield, pronto a servirla come merita. Il bauletto è quello. Visto. E i soldi? Li ho. Vedere? Allora me ne vado. Devo cambiare. Quanto? Sei diventato un riccone. E come te la sei procurata? Me l'hanno prestata. Davvero? Pensa se ti denunciassi alla polizia. Dovresti dimostrare che è tua. Come pesa? 5 scellini. Aveva detto 2. 5. O lo lascio qui. Va bene, 5. No, mi lasci! Questo denaro mio, lei non può rubarmelo! No! E se fiati? Dico tutto al signor Kenyon, che ti riacchiapperà a Dover. No! A proposito, sarà meglio che mi aspetti alla prima fermata fuori città. Se non vuoi lasciare tracce della tua fuga. A domattina, furbacchione. La diligenza arrivò e ripartì senza che io potessi montarvi, perché Tip non era venuto all'appuntamento. Così dovetti capire che mi aveva rubato anche il bauletto, oltre che il denaro. Ma non sarei mai tornato indietro, anche sapendo che forse zia Betsy mi avrebbe